Centinaia di imprenditori agricoli appartenenti alla Coldiretti hanno manifestato davanti alla prefettura di Isernia per chiedere di poter continuare a fare impresa. Non vogliono aiuti dallo Stato, non chiedono sussidi, protestano perché non sono più nelle condizioni di lavorare. Le forniture di energia sono più che raddoppiate, un litro di latte vale un litro di acqua minerale, i prezzi di mangimi e concimi sono arrivati alle stelle. Il 50% delle aziende zootecniche morisane ha già chiuso definitivamente la porta delle stalle. Il restante 50% chiede di sopravvivere. E dobbiamo far capire al governo italiano che così non si può più andare avanti. Con i costi di produzione che sono saliti alle stelle, con il prezzo del latte che è rimasto alla stalla bassissimo, con le speculazioni che ci stanno in atto, i nostri imprenditori non riescono più a reggere questo stato di cose. Siccome non siamo più in grado di continuare a lavorare in questo modo, siamo scesi in piazza e consegneremo un documento alla prefettura che poi dovrà trasmettere al governo perché è quanto mai necessario che si prendano dei provvedimenti. La guerra tra Russia e Ucraina rischia di peggiorare ulteriormente la situazione. Dall'ex Unione Sovietica l'Italia importa quasi la metà del mangime che serve a sfamare le stalle. Va aperta una grande vertenza nazionale sull'agricoltura, perché l'agricoltura non è un settore che vuole avere aiuti, l'agricoltura vuole fare impresa con le proprie capacità, con le proprie risorse, e il Molise ha ancora tante opportunità da spendere. Però è chiaro, se in una regione arriva il fotovoltaico a terra, arrivano le paleoliche e c'è una deregulation completa sui territori, ecco, questo non aiuta, non aiuta, e una regione come la nostra veramente è destinata a subire contraccolpi molto negativi. Molti giovani imprenditori hanno deciso, tra mille sacrifici, di rilevare le aziende di famiglia, rinunciando a gran parte della propria vita. Il lavoro nei campi e nelle stalle non conosce riposo, non conosce scioperi, giorni festivi, eppure non hanno alcuna intenzione di arrendersi. Le difficoltà sono tante, innanzitutto il raddoppio dei costi dell'energia elettrica, per i giovani sono davvero molto pesanti da affrontare, dopodiché abbiamo comunque il raddoppio delle materie prime, dei costi delle materie prime, il grano è raddoppiato, la soia anche è raddoppiata, abbiamo i concimi che il costo è quasi quadruplicato. E per noi aziende agricole che usciamo, giovani soprattutto, che usciamo da una pandemia, questa batosta non ci voleva perché noi vogliamo investire in agricoltura, vogliamo restare nella nostra regione perché ci crediamo. Le difficoltà sono tutti gli aumenti che ci sono stati, sull'energia elettrica del 70%, sul gas, le materie prime per mantenere e sostenere gli allevamenti, il gasolio, pezzi di ricambio per le trattrici. E tutti gli aumenti che ci stanno, non solo noi, ma anche i consumatori finali, che sono stati tutti questi aumenti, ricade pure su di loro. Allora, i problemi principali si hanno con il caro delle bollette energetiche. Col caro bollette energetiche si arriva insomma, a dei costi insostenibili, e poi dopo si ripercuoterà sui clienti. Alzare i prezzi nei clienti non è neanche troppo giusto.